Dichiarazioni pesanti in linea con quello che ha raccontato la gara di sabato. Il passo falso contro il Monterosi ha determinato un autentico terremoto che rischia di stravolgere il futuro del Foggia. Nell'imminente post-gara, infatti, sono arrivate le dimissioni di Mario Somma, che lascia la panchina rossonera dopo appena 6 partite. Sono qui a comunicare le dimissioni, quindi c'è poco da chiedere. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico della gara, non ci sono analisi da fare di nessun tipo. Quindi le mie dimissioni sono irrevocabili e di conseguenza c'è poco da dire. Vi ringrazio, è stata un'esperienza bellissima. Mi dispiace di aver dato l'ennesima brutta giornata ai nostri tifosi, ma non sono più in grado di guidare questo gruppo, quindi è inutile continuare questo percorso. Mano pesante anche da parte del presidente rossonero Nicola Canonico, fortemente contestato dalla tifoseria e deciso a fare un passo indietro. Ho ascoltato con molta attenzione il messaggio delle curve, prendo atto. Io posso essere sicuramente il problema in questo momento. Il Foggia finirà senza ombra di dubbio questo campionato. Al prossimo ci sarà un'autogestione se non ci saranno soggetti disposti a rilevare il Foggia Calcio. Quindi diventare il capo espiatorio di tutto, francamente, mi ha appesantito parecchio questa cosa. Il Foggia intanto è in autogestione sotto Lorenzo Guida, allenatore in seconda di Gallo e Somma. La situazione però potrebbe inevitabilmente complicarsi. Il club infatti ha utilizzato la deroga prevista dall'articolo 39 del settore tecnico al momento dell'esonero di Roberto Boscaglia, quando in panchina a Taranto trovò spazio Antonio Gentile. I rossoneri dunque dopo Messina dovranno necessariamente individuare un allenatore in possesso del patentino UEFA A.